Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono veramente contento perché sto andando per la prima volta a vedere una partita di football americano, ma ufficiale NFL. Bene, abbiamo detto che andiamo a vedere una partita di NFL, ma chi gioca oggi? Giocano i Jacksonville Jaguars, che è una squadra della Florida, contro i Buffalo Bills, che è una squadra di Buffalo, situata nello stato di New York. Ok, ora andiamo a vedere lo shop delle NFL e vediamo un po' cosa c'è dentro e se riusciamo a trovare quello a cui sono interessato. E la coda solo per pagare. Beh, ci mettiamo in coda per andare a pagare. Ok, mi stavo perdendo una delle zone più importanti dove puoi fare l'esperienza. Allora, durante la giornata ho trovato la possibilità di, non sarò così fortunato, però la speranza è l'ultima a morire, così dicono. Ho provato a cercare di vincere i biglietti del Super Bowl, mi sono iscritto. Niente, se dovessi vincere i biglietti a febbraio mi toccherà prendere un volo per gli Stati Uniti per vedere il Super Bowl. Che dispiacere. Continuiamo il nostro tour attorno allo stadio per vedere un po' com'è in giro. La mia entrata non so se è qua o è dall'altra parte, comunque sono in questo settore. Allora, qui alle mie spalle vediamo questi pullman. Purtroppo ho paura che me lo sono perso, sono arrivati i giocatori del Buffalo Bills, perché sono qua, ci stanno aspettando e non lo so se sono già arrivati o sono entrati da una parte e poi rientreranno allo stadio, questo non lo so. Adesso aspettiamo, però ecco, continuiamo il nostro tour. Woo!
Ok, abbiamo visto i giocatori arrivare. Eccoci, ci siamo, stiamo per entrare. Qua c'è l'ultima zona ristoro prima di entrare, la fila è troppo lunga, quindi a quanto capito l'80% qua solo per i Bills e solo 20% per il Jacksonville Jaguar, però l'atmosfera, sono appena arrivato e sta già diventando incredibile, non sto scherzando.
Esce la scritta proprio fate casino, make noise. Ora cerchiamo di uscire e tornare a casa senza troppi problemi. È finita 25-20 per i Jaguars. Una cosa che mi ha sorpreso molto è il fattore pubblicità, ok? Durante le partite c'è molta pubblicità e anche il gioco si ferma durante le pubblicità, cioè proprio fanno anche i giocatori si fermano mentre fanno la pubblicità e riprendono appena la pubblicità è finita, cioè ogni minuto, perché bene o male è la media ogni 2 o 3 minuti fanno pubblicità. Calcolate che la partita in teoria dovrebbe durare 60 minuti, ma io sono entrato, il kick off è stato alle 2:30, io sono uscito che sono le 6, quindi è durata quasi 3 ore e mezza. È un bel lasso di tempo per una partita. Poi parlando anche con le persone all'interno dello stadio che supporter del Buffalo, che di Buffalo, cioè mi dicevano che qua in Inghilterra anche bere la birra così è molto economico rispetto agli Stati Uniti, cosa che effettivamente a me ha sorpreso molto, perché cioè, 7 sterline, cioè 10 euro una birra, mi ha alquanto sorpreso. Cioè, è normale, fondamentalmente una birra media 7 sterline allo stadio, però la reputo cara, e loro mi hanno detto che mediamente negli Stati Uniti alla partita la birra costa 17 dollari, cioè in pratica 17 euro una birra. Ero contenti perché pagavano veramente poco
la birra e niente, questo un po' alcune differenze. Poi ecco, l'atmosfera è veramente bella, c'è molta differenza rispetto al magari andare a vedere una partita di calcio, c'è molto più come si dice, come posso spiegarvi, c'è molto più rancore rispetto al tifoso avversario. Qua invece se erano i tifosi di una squadra dell'altra, era lì che tra virgolette si prendevano in giro uno di fronte all'altro senza creare tanti problemi. Altra differenza rispetto al calcio è il fatto che loro durante la partita non supportano la loro squadra cantando, facendo cori, ma supportano la squadra urlando o nei momenti più salienti, tipo quando sono al terzo down che devono, cioè c'è la possibilità del cambio di palla. Ecco, noi invece negli stadi, quando si va a vedere una partita di calcio, prevalentemente si tende a cantare, a fare cori, cosa che loro non fanno. Ovviamente c'è anche un senso logico, perché c'è musica ogni 5 minuti, ogni 5 minuti anche meno c'è musica, mettono su musica, canzoni. Poi anche l'arbitro non è che parla solo in campo, ma parla al pubblico, infatti nei microfoni si può sentire la decisione dell'arbitro sullo stadio e spiega anche il perché. E anche questa è una grossa differenza a livello di sport tra calcio e football americano. Ovviamente sono due sport differenti, però ecco, questo fa molta differenza. Ciao amici, è stato un piacere e ci vediamo alla prossima con la mia felpa memoria dell'evento, al prossimo video.